Ok, buongiorno a tutti e benvenuti appunto a questo webinar WatchGuard. Io mi presento, sono Stefano Arduini, Sales Engineer per il Centro Sud Italia. L'oggetto del webinar di oggi è la piattaforma di management ITER, appunto lo vedete dal titolo, quindi ITER 11 nello specifico. ITER 11 è appunto la piattaforma in cloud su cui si basano tutte le soluzioni di endpoint security di WatchGuard, quindi tutte quelle che erano appunto le soluzioni precedentemente Panda sono gestite attraverso questa piattaforma unica che appunto permette di gestire tutti i moduli endpoint di WatchGuard oggi. Quindi andiamo appunto nel descrivere quali sono le caratteristiche principali della piattaforma ITER. Appunto andiamo a scoprirle una ad una. Partiamo dal primo bullet point, soluzione, piattaforma multiprodotto. Adesso appunto vi farò vedere quelli che sono i moduli presenti sulla piattaforma ITER. Partiamo appunto dai primi moduli che sono quelli riguardanti la sicurezza, quindi con la parte di Endpoint Protection e EDR, quindi Endpoint Detection Response, che appunto vediamo nei primi quattro bullet point, quindi EP, EPP e AD360. Questi sono praticamente i primi moduli fondamentali per proteggere l'endpoint. Dopodiché abbiamo il modulo ART, che è l'Advanced Reporting Tool che permette di acquisire la telemetria perché noi raccogliamo la telemetria dagli host protetti dalla nostra tecnologia e possiamo appunto renderla fruibile e visibile attraverso il modulo ART. ART appunto sta per Advanced Reporting Tool. Dopodiché abbiamo un ulteriore modulo e quindi sempre in ottica di protezione degli endpoint abbiamo il Patch Management. Quindi con questo modulo andiamo e possiamo andare a risolvere tante problematiche dovute appunto alle vulnerabilità che possono esserci presenti sugli endpoint, sia client che server. Avete appunto da pochi giorni è fuoriuscita la notizia di un importante attacco hacker che ha sfruttato una vulnerabilità di Exchange, nello specifico. Bene. Con questo strumento, molti dei nostri clienti appunto hanno potuto risolvere questa vulnerabilità perché appunto siamo stati in grado di applicare immediatamente la patch che andava a risolvere questa criticità appunto dovuta alla vulnerabilità di Exchange appunto riferita a Microsoft. E comunque questo strumento appunto ci dà visibilità di quelle che sono le vulnerabilità sui sistemi e possiamo appunto applicare le remediation. Non solo sistemi e applicazioni Microsoft, ma anche supportiamo 300 vendor differenti rispetto a Microsoft. Quindi pensiamo appunto ad un Zoom, ad un TeamViewer e a tante altre applicazioni, Adobe, tante altre applicazioni che possiamo gestire appunto attraverso il patch management. Dopodiché, gli ultimi due moduli, che si riferiscono appunto alla protezione dei dati, abbiamo l'encryption e il data control. L'encryption è un tool che ci permette di andare a crittografare i dischi. Nella versione 11 di ITER è stato introdotto anche la possibilità di abilitare l'encryption su pendrive, su hard disk esterni, oltre che ovviamente quelli interni. Dopodiché abbiamo il data control, che è appunto un ulteriore modulo, sempre in ottica di data protection, che ci permette di innanzitutto essere compliance al GDPR. Ma poi ovviamente abbiamo la possibilità di appunto andare a inventariare tutto quello che è il dato strutturato sugli host che abbiamo sotto protezione con WatchGuard, capire dove sono situati questi dati che contengono informazioni personali, sensibili o confidenziali e monitorare appunto le attività che si svolgono su questi file, quindi modifica, eliminazione dei file che contengono queste informazioni sono tracciate all'interno del data control, quindi visibilità di tutti questi eventi che possono accadere appunto attraverso il data control. Quindi questi sono i moduli che sono presenti all'interno della piattaforma ITER, la piattaforma appunto di management. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di andare a creare
disegnare ovviamente quelle che sono le esigenze del cliente, quindi possiamo andare a proporre al cliente quelli che sono i moduli adatti alle sue esigenze. Quindi possiamo appunto andare a decidere quali moduli inserire all'interno di ogni singola offerta, quindi molta flessibilità dal punto di vista dei moduli che possono essere abilitati o meno all'interno della piattaforma ITER, appunto in base alle esigenze del cliente. Ora, altre caratteristiche appunto della piattaforma ITER, oltre a la multiprodotto, andiamo a vedere appunto quali sono le caratteristiche principali. Passiamo alla secondo bullet point, real time. Quindi la piattaforma ITER permette di comunicare qualsiasi tipo di attività con gli host protetti, perché sapete appunto che la piattaforma è in cloud, quindi la gestione avviene appunto attraverso l'agent che vengono installati appunto sulla parte client che server. Cosa possiamo fare appunto di attività in real time? Molte attività, adesso passerò appunto alla piattaforma, quindi vi farò vedere appunto la demo. Quindi cosa possiamo fare? Adesso accederò appunto ad una postazione, in questo specifico caso appunto alla mia postazione, e qui abbiamo la possibilità di vedere tutta una serie di caratteristiche della macchina, appunto il tipo di protezione che abbiamo abilitato, quindi quali sono le policy che abbiamo abilitato su questa macchina, la versione dell'agent, la versione del sistema operativo. E abbiamo anche tutta una serie di informazioni sia a livello hardware che software, che poi appunto vedremo magari più avanti. Che tipo di azioni possiamo intraprendere su l'host gestito? Quindi nel momento in cui installo l'agent, l'host viene gestito a 360 gradi dalla piattaforma ITER. Cosa possiamo fare? Possiamo fare diverse azioni che appunto avvengono in real time con la macchina. Io adesso sto lavorando sulla piattaforma in cloud. Cosa posso fare? Posso appunto lanciare un comando di refresh, quindi praticamente l'attività nel momento in cui clicco su questo tasto partirà un'attività di refresh direttamente con l'agent e quindi posso andare a recepire dei cambiamenti che possono esserci stati appunto all'interno dell'agent. Cosa possiamo fare poi ulteriormente? Possiamo andare a spostare ad esempio questo particolare host sotto un particolare gruppo, perché ovviamente ogni gruppo poi ad ogni gruppo posso associare delle policy differenti. E quindi posso andare a spostare, a movimentare questa macchina da un gruppo ad un altro. Oppure, altra caratteristica, l'eliminazione. Posso andare ad eliminare la macchina facendo anche l'uninstall dell'agent, quindi mettendo il flag in questo caso alla finestra, appunto al pop-up appena aperto, posso fare l'uninstall dell'agent, quindi oltre che rimuoverla appunto e quindi andare a decrementare la licenza, andrò a disinstallare anche l'agent. Altra caratteristica è la scansione immediata dell'agent, quindi qua posso appunto lanciare un comando in real time che mi permette di forzare la scansione dell'antivirus, in questo caso dell'intero computer o soltanto di un'area critica che voglio appunto andare a scansionare. Oppure possiamo andare a schedulare sempre una scansione, appunto, inserendo un'azione ripetitiva per la scansione, appunto, di una particolare macchina, di un gruppo di macchine o di tutte le macchine gestite, appunto, attraverso la piattaforma ITER. E quindi qui posso, appunto, andare a definire, appunto, l'azione e la schedulazione, appunto, dell'attività. Dell'antivirus. Altra caratteristica che possiamo appunto forzare dai comandi dalla piattaforma ITER è il riavvio della macchina. Quindi io posso appunto fare un riavvio immediato della macchina, appunto sempre da console ITER, oppure fare il restart appunto ritardato di 15 minuti, di mezz'ora e quindi ovviamente abbiamo la possibilità anche di eseguire questo tipo di azione. Altra caratteristica molto importante dei comandi che possiamo lanciare e appunto eseguirli in real time è l'isolamento della macchina. L'isolamento della macchina che cosa comporta? Po comporta appunto di isolare una macchina che potrebbe essere infetta e quindi isolarla dalla rete. Quindi se io qui vado appunto a cliccare appunto sull'isolamento della macchina, in questo caso appunto di una macchina di laboratorio,
posso decidere quali dei processi lasciare attivi che possano comunicare con internet, tutto il resto viene bloccato. Quello che rimarrà appunto attivo sarà la comunicazione con la nostra piattaforma in cloud, quindi la protezione dell'endpoint, quindi con il remediation, laddove appunto magari dobbiamo appunto rimediare ad un malware che è presente sulla macchina, perché magari era in uno stato di audit il nostro EDR, o perché magari appunto ha delle vulnerabilità importanti e quindi vado a isolarla dalla rete, applico le remediation con il patch management e poi la deisolo. In questo caso adesso vi farò vedere appunto l'isolamento di questa specifica macchina, quindi vado ad isolarla, parte l'isolamento della macchina. Adesso se provo ad accedere remotamente alla macchina, questa macchina praticamente è isolata, vedete, praticamente l'iconcina adesso mi dà nell'icon tray la visibilità che questa macchina è stata isolata appunto direttamente dalla console in cloud. E quindi adesso se provo a navigare su internet vedrete che praticamente non posso più uscire. Ho escluso soltanto la possibilità di connettermi in Anydesk, perché appunto altrimenti perderei il contatto con questa macchina appunto che ho nel mio laboratorio. Quindi vedete che appunto adesso la macchina non comunica su internet, ma comunica soltanto appunto con la nostra management console. Quindi qua posso eventualmente poi deisolare la macchina, quindi lanciare fare il cancel e quindi riprendere appunto il controllo completo della macchina. Altra caratteristica, oltre a quella appunto dell'isolamento, è la possibilità di visualizzare le patch mancanti. Quindi qui rientriamo appunto nel modulo di patch management, posso capire appunto quali sono le patch mancanti su questo ambiente. E quindi qui posso andare a selezionare le patch mancanti ed installarle appunto in real time, schedulare l'installazione a posteriori, quindi decidere magari se installare queste patch durante la notte, durante la pausa pranzo dei dipendenti, e quindi posso eseguire appunto questo tipo di attività. Quindi queste sono un po' le azioni che possiamo eseguire direttamente dalla console in cloud, riferiti appunto alle postazioni gestite. Poi, tornando appunto alla presentazione, andiamo a vedere appunto le altre caratteristiche. Cross platform, quindi il nostro sistema possiamo andare a gestire protezione al 100% di qualsiasi tipo di macchina, target. Quindi possiamo ad esempio installare l'agent su piattaforme Windows, Linux, Mac o Android. Ora vedremo appunto in che modo lo si può fare, sempre appunto dalla piattaforma ITER. Quindi ritorno sulla mia interfaccia di ITER. Quindi cosa possiamo fare? Se vado appunto sui computer posso aggiungere una nuova macchina. In che modo? Appunto ho la possibilità di scegliere il pacchetto su cui installare l'agent, quindi un pacchetto MSI se appunto parliamo di sistemi Windows, macOS, Linux o Android. Nel momento in cui vado ad installare il primo nodo sulla rete, cosa accadrà? Quel nodo si autoeleggerà come nodo di discovery e mi potrà appunto fare la scansione su quella subnet per rilevare ulteriori nodi presenti appunto su quella rete. Così che poi posso andare a visualizzare appunto gli ulteriori nodi ed installare da remoto, direttamente dalla console in cloud, ulteriori macchine. Comunque il primo nodo deve essere appunto installato manualmente, quindi come posso farlo? Lo posso fare appunto o inviando la mail attraverso appunto la console, oppure scaricare il pacchetto di installazione e installarlo manualmente. Ovviamente poi potremmo anche installare il pacchetto, che essendo un MSI, per quanto riguarda diciamo il supporto su Windows, possiamo eventualmente gestirlo con un sistema di software distribution attraverso le GPO. Quindi ovviamente poi ci sono altre modalità di deploy del pacchetto.
Quindi, appunto, dicevamo, multi, piattaforma, perché appunto possiamo andare a gestire, quelli che sono appunto, i sistemi più diffusi sul commercio. Quindi parliamo appunto di Windows Server, Windows Client, Linux, come vedete appunto dall'interfaccia, Mac, e quindi, la maggior parte dei sistemi appunto diffusi sul commercio. Quindi anche qui su ambienti Linux possiamo andare a abilitare tutto quello che è praticamente la parte di Adaptive Defense 360, rilevare anche qui sulla parte di hardware e software inventory tutta una serie di informazioni appunto legate al software installato su ambiente Linux, Mac o appunto Windows, e anche la parte hardware. Quindi possiamo andare a rilevare ad esempio quelle che sono le caratteristiche hardware della macchina e quindi verificare appunto nel tempo l'utilizzo della CPU o della memoria. Quindi questo è appunto molto importante. Tornando sulla slide, poi abbiamo che il prodotto appunto permette una gestione molto granulare e flessibile. In che modo? Ovviamente lo possiamo fare creando le policy o le utenze, quindi dalle impostazioni, dai settings, praticamente io cosa posso fare? Posso andare a definire gli utenti che possono accedere alla console nel cloud, quindi con ruoli differenti, quindi posso andare a definire ruoli differenti che ovviamente hanno degli accessi diciamo, su delle funzionalità in maniera molto granulare che posso andare a configurare nel ruolo, quindi che cosa può fare o non fare questo ruolo che sto creando, l'accesso ad un particolare gruppo di macchine o meno. Quindi qui potete vedere appunto la possibilità di definire il ruolo e associare tutta una serie di caratteristiche che può fare o meno quel ruolo, dalla sicurezza dalla protection alla parte di Advanced Reporting Tool. Quindi gestione delle utenze, gestione delle policy, che possiamo appunto andare a vedere nella parte di security, che riguardano appunto quelle che sono le policy che possiamo impostare appunto verso gli endpoint riguardanti appunto la protezione, ma anche l'URL filtering, che è stato appunto rivisto completamente nell'ultima versione di ITER, nella versione 11. Appunto possiamo andare a vedere nelle regole di appunto controllo della navigazione web, quindi URL filtering, cosa possiamo fare. Possiamo andare a definire delle regole che possono bloccare, ad esempio, la navigazione web su alcune categorie, di siti, e quindi posso andare a definire se bloccare sempre, e abilitare sempre appunto l'URL filtering, e su quale categorie andare ad eseguire il blocco. Quindi qui abbiamo appunto tutta una serie di categorie che possiamo andare a bloccare direttamente sugli endpoint. Ovviamente queste policy possono essere create e applicate alla singola macchina, ad un gruppo di macchine o, come vedremo, attraverso il partner center a diversi clienti. Altra caratteristica che è stata introdotta nella versione 11 di ITER è la parte di authorized software, quindi software autorizzati che possiamo andare a censire appunto all'interno delle policy. Quindi, ad esempio, prendiamo l'esempio di un'azienda che ha delle applicazioni sviluppate in casa. Per fare in modo che l'applicazione, la nostra protezione non vada ad impattare e bloccare appunto quel tipo di applicazioni, posso andare a creare una regola di autorizzazione di quel programma che mi permette di non creare un'exclusion, perché l'exclusion si può fare, ma è tutt'altra cosa, perché in quel caso praticamente il sistema non fa nessun tipo di controllo su quel path o su quel file. In questo modo, praticamente, invece, noi comunque autorizziamo il programma, ma nel caso in cui il sistema EDR verifica che c'è appunto un malware che impatta quel programma, comunque è in grado di appunto fare un'attività di remediation. Quindi qui autorizziamo diciamo a priori un programma che comunque però verrà analizzato dalla nostra piattaforma di protezione. Quindi possiamo andare a creare appunto l'autorizzazione di un programma per codice MD5, oppure possiamo andarlo a fare per signature, per nome di prodotto, per un path o per nome file, oppure per una versione specifica di appunto di un particolare pacchetto applicativo. Quindi, come potete vedere, appunto anche qui possiamo andare a definire
delle regole molto granulari che permettono di autorizzare alcuni programmi che abbiamo appunto in azienda. Altre caratteristiche che possiamo fare appunto dalla parte delle impostazioni, quindi appunto ci permette di andare a configurare il prodotto in maniera molto granulare e flessibile, sono tutte quelle che sono le regole sul patch management, se appunto abbiamo il modulo attivo, data control, quindi la possibilità di andare a definire delle regole che permettono di abilitare il controllo sul dato personale, confidenziale o riservato, quindi qui vi farò vedere ad esempio una regola che possiamo andare ad impostare per il controllo dei dati confidenziali all'interno di un'azienda. Quindi io posso creare delle regole personalizzate che mi vanno ad esempio a controllare tutto il contenuto all'interno dei file che appunto in questa regola abbiamo intercettato con la keywords confidential. Quindi tutti i file al cui interno c'è questa parola chiave, confidential, verranno intercettati dallo strumento e andremo a monitorare le attività che gli utenti svolgono su questi file, quindi dalla modifica alla copia, all'inoltro via mail, a tutte le attività appunto che possono essere svolte su questi file. E quindi questo appunto ci permette di creare la regola, la policy e applicarla poi al gruppo di macchine. Come lo possiamo fare? Appunto, create le regole. Poi possiamo andare sulla nostra alberatura e applicare ad un particolare gruppo le policy. Quindi adesso prenderò l'esempio del gruppo denominato Stefano e qui posso andare a definire che tipo di policy applicare a questo gruppo. Quindi tutte le macchine che verranno inserite all'interno di questo gruppo denominato Stefano verranno applicate appunto queste policy. E qui appunto abbiamo tutte le policy che riguardano i network settings, dove possiamo andare a configurare ad esempio come le macchine fuoriescono su internet attraverso un proxy o attraverso un proxy definito all'interno del prodotto o se escono direttamente. Andiamo a definire le policy che appunto riguardano la parte di sicurezza, URL filtering e device control all'interno di quest'area, security for workstation and server. La parte di policy per i dispositivi Android, le policy per il patch management, per il data control, per l'encryption, per il blocco dei programmi, questa ulteriore caratteristica che ci permette di bloccare i programmi appunto anche goodware, quindi non solo andiamo a bloccare appunto applicazioni malware, ma potremmo anche creare dei blocchi selettivi per particolari applicativi che magari l'azienda per policy appunto aziendali non vuole che gli utenti utilizzino e quindi possiamo andare a creare dei blocchi selettivi per alcune applicazioni. O l'authorized software, appunto la possibilità di creare le regole appunto per i software autorizzati. Quindi tutto questo appunto gestibile in maniera molto granulare e flessibile. Per ogni macchina, come abbiamo visto, appunto abbiamo nel momento in cui installiamo l'agent anche la possibilità di raccogliere, come dicevo, tutta una serie di informazioni legate all'hardware e il software. Qui vedete appunto su questa macchina, ad esempio, l'andamento della CPU, della memoria RAM, quindi quanta memoria RAM ha questa macchina, l'utilizzo del disco, informazioni sul BIOS, ma anche tutta la parte software e quindi tutto il software installato sulla macchina. Da qui ovviamente possiamo fare poi dei filtri e quindi vediamo, ritorniamo appunto su le informazioni appunto dettagliate che ha lo strumento ITER, quindi possiamo andare ad esempio sui filtri e creare un filtro che ad esempio mi tiri fuori tutte le macchine che hanno in questo caso la RAM da 4 a 8 giga, quindi qua posso appunto tirar fuori queste macchine, oppure voglio tirar fuori le macchine che praticamente hanno Java installato o Google Chrome. Questo lo faccio in maniera molto semplice, ci sono appunto già dei filtri preconfigurati, ma posso anche creare dei filtri nuovi, appunto creando una condizione su cui appunto voglio ad esempio vedere tutte le macchine che hanno l'encryption abilitata o tutte le macchine che praticamente hanno un particolare tipo di licenza. E quindi qui posso andare a definire dei filtri come meglio credo, quindi creare dei filtri ad hoc
per fare poi ad esempio del reporting. Altra caratteristica appunto è il reporting. Quindi abbiamo attraverso lo strumento, oltre che queste dashboard molto appunto user-friendly e quindi avere una visibilità di tutto quello che è praticamente lo stato in real time delle macchine attinenti alla sicurezza, alla navigazione, al controllo della navigazione web, al patch management, al data control, quindi tutti i cruscotti appunto e dashboard molto intuitivi che ci danno appunto visibilità e lo stato dell'arte delle postazioni protette appunto dalla piattaforma ITER, abbiamo anche la possibilità ovviamente di andare a creare dei report anche in maniera schedulata e quindi ho la possibilità di andare a scegliere la tipologia di report, se executive report o appunto diverso report, posso andare a scegliere il contenuto che voglio inserire nel report e anche il formato. Quindi se ad esempio inviare un report schedulato in formato PDF, Excel o Word. Adesso vi farò vedere un preview di un report e quindi avremo lo stato appunto dell'arte di tutto quello che praticamente sono i moduli che stiamo gestendo all'interno di questa istanza. Quindi ad esempio lo stato delle licenze, lo stato della sicurezza degli endpoint protetti, quindi tutta una serie di rilevamenti lato malware che sono stati identificati dalla piattaforma. Il patch management, quindi vedremo appunto tutte le patch mancanti sui vari sistemi e tutto quello che praticamente appunto sono il rilevamento sia da parte dell'EDR che dell'antivirus. Quindi questo è anche della navigazione web, perché appunto è stata introdotta anche questa parte all'interno del report. Quindi un report anche questo molto intuitivo che può essere appunto inviato periodicamente verso l'IT manager o il security manager. Quindi questo appunto permette di svolgere il sistema. Poi, se torniamo appunto nella slide principale, cosa abbiamo in più? La caratteristica di avere uno strumento multi-customer, e qui appunto entriamo più verso quello che sono i partner che gestiscono diversi utenti, quindi attraverso la piattaforma ITER, quindi all'interno del Partner Center, adesso vi farò vedere, abbiamo la possibilità di gestire quello che avete visto appunto su una singola istanza, gestirlo lato partner. Quindi un partner che gestisce più clienti può creare delle policy ad hoc, quindi una volta sola, e applicarle a più clienti. Quindi qui vedete appunto la schermata simile, ma qui siamo all'interno del Partner Center, di un ipotetico partner, in modalità appunto MSP, che vuole gestire più clienti. Quindi da qui può creare le policy che riguarda appunto la protezione dell'endpoint, la navigazione web. Quindi creo la mia policy, in questo caso policy AV-EDR, e poi la applico ai miei clienti. Quindi qua posso andare a definire a quali clienti applicarla, al gruppo di clienti che voglio applicare questa policy. E infatti, se torniamo indietro, qui posso andare sulla policy e vedere questa policy a quali utenti è stata applicata. Vedete che praticamente è applicata al cliente web 14.02.2 e al Distri. Quindi queste praticamente sono le policy create dal partner e applicate appunto a più clienti. Questo fa sì che il partner possa ovviamente ottimizzare il suo tempo perché non deve necessariamente creare per ogni suo cliente delle policy differenti, ma può creare appunto le policy direttamente dal Partner Center e associarle ai clienti che ha in gestione il Partner Center. Questo lo può fare sia a livello di policy che riguarda appunto il blocco e la gestione dell'EDR e dell'antivirus, ma anche del blocco programmi, del software autorizzato, delle policy per i dispositivi Android, per il patch management, per il data control e l'encryption. Questo appunto permette e fa sì che ITER sia una piattaforma appunto multi-tenant per i partner. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è la parte di API. Sono stati introdotti appunto in questa ultima versione le API che permettono di far sì che un mondo esterno possa comunicare con la piattaforma ITER, prendendo appunto le informazioni della protezione,
degli endpoint fatti da ITER. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo appunto abilitarle direttamente dal portale WatchGuard e poi appunto possiamo appunto prendere la lista dei dispositivi protetti, informazioni sullo stato delle licenze attraverso appunto delle richieste API. Possiamo appunto andare a gestire anche attività, azioni direttamente sui dispositivi come l'isolamento, la scansione immediata. Quindi, se appunto un qualche partner ha un tool di gestione a 360 gradi, può integrare questo tool sfruttando appunto le API che offriamo appunto con la versione 11 di ITER e appunto comunicare con la piattaforma ITER. Questa appunto è un'introduzione che ci veniva richiesta moltissimo da tanti partner, ora è presente appunto nella versione 11 di ITER. Ok, con questo appunto concludo il webinar di oggi. Vi ricordo che questo webinar è stato appunto registrato e verrà pubblicato nelle prossime ore sul nostro canale YouTube. Quindi per quelle persone che appunto non sono riuscite a partecipare o che hanno avuto problemi, comunque questo webinar sarà appunto poi è stato registrato e sarà appunto proposto nel nostro canale YouTube. Ora, se avete domande, potete appunto scriverle attraverso la chat e sono qui pronto per rispondere.